dei lavori lascio ora la parola alla dottoressa Manuela Peruzzi, direttrice SPISA all'ASL Verona, con l'intervento sull'esperienza di collaborazione con l'ente bilaterale di indirizzo operativo per i medici competenti. Okay, l'ente bilaterale sono enti molto importanti a livello regionale che si occupano da tramite tra diciamo, i principali attori della sicurezza sul lavoro e le aziende. Ovviamente nel settore agricolo sempre più importanza hanno questi enti. Quindi prego, professoressa Peruzzi. Allora, come diceva lei, beh, intanto vi ringrazio di avermi invitato a questo importante incontro, a questo importante convegno. Io vi parlo di un'esperienza molto limitata che riguarda l'esperienza che abbiamo fatto con l'ente bilaterale. Come è stato detto, l'ente bilaterale è un'istituzione molto importante per noi e per la prevenzione ed è costituito appunto da rappresentanti delle parti sociali, sia associazioni datoriali che sindacali, ed è davvero una risorsa per la prevenzione e in questa presentazione breve ve lo dimostrerò. Quindi per noi è stata sperimentata soprattutto nel campo dell'agricoltura per il lavoro stagionale, l'agricoltura e i lavoratori stagionali. Questo fenomeno, il fenomeno del lavoro stagionale, è molto presente in Veneto, ma in tutta Italia e soprattutto nella nostra provincia, in provincia di Verona. Come vedete, questa diapositiva illustra quelle sono le attività agricole principalmente coinvolte nel lavoro stagionale. L'andamento è diverso a seconda chiaramente dei periodi dell'anno e quindi vediamo come i periodi che interessano maggiormente il lavoro stagionale, voi vedete Verona indicata con il colore verde, abbiamo soprattutto diciamo, questo lavoro si sviluppa sia in primavera, estate, ma anche in autunno. Quindi è un'attività molto importante per la nostra economia. Il lavoro stagionale è un lavoro prevalentemente di raccolta manuale. Quindi da una parte noi c'eravamo, come Veneto, ci siamo sempre interessati, io sono referente del gruppo regionale Veneto, del problema degli infortuni sul lavoro, soprattutto da ribaltamento del trattore. Quindi ho ascoltato con molto interesse l'intervento del professore prima, perché spererei davvero che si aprissero delle soluzioni tecniche anche nel versante della trattrice, perché diciamo che il trattore per noi è l'attrezzatura che più viene utilizzata, chiaramente, ma anche che più incide sul fenomeno degli infortuni mortali. Ecco quindi che invece il problema delle lavorazioni di raccolta che coinvolgono i lavoratori stagionali, diciamo, riguarda di più il versante delle patologie da lavoro, dal rischio sanitario. Ci sono importanti rischi per la salute, alcuni sono già stati citati prima, i movimenti ripetuti, la movimentazione manuale dei carichi, le condizioni climatiche sfavorevoli, soprattutto il microclima severo, soprattutto per quelli che raccolgono nei periodi dell'anno con temperature elevate, ma anche quelli che devono lavorare all'interno delle serre. Poi abbiamo anche il rischio di infezioni e oggi il rischio è amplificato dall'infezione di Covid e quindi anche su questo aspetto si è concentrata e indirizzata l'attività coordinata con l'ente bilaterale che adesso vi illustro. Ecco, quindi questo accordo, questa convenzione è partita nel marzo 2013, è partita con il decreto interministeriale dedicato proprio al lavoro stagionale, agli obblighi di sorveglianza sanitaria, di informazione e a quelle che erano le semplificazioni previste dalla normativa che coinvolgevano questo particolare settore, fascia di lavoratori. La convenzione è stata fatta tra l'ente bilaterale, le aziende agricole, lo SPISAL, quindi il nostro servizio dell'ULSS 9 e i medici competenti.
Questo accordo prevedeva due interventi particolari, sia l'effettuazione delle visite mediche, ma anche l'altro intervento di prevenzione importante, l'informazione e la formazione di questi lavoratori. Lavoratori che provengono, come è già stato detto, anche da altri paesi, infatti la maggior manodopera del lavoro impiegata in lavoro stagionale è proprio dei lavoratori stranieri. Quindi si è fatta questa convenzione e l'ente bilaterale ha gestito tutti gli aspetti organizzativi di collegamento tra le aziende e i medici competenti. Questo, diciamo che questi, le visite mediche sia l'informazione rientrava, venivano effettuate a titolo gratuito perché rientrava nella convenzione che queste aziende facevano con l'ente bilaterale. È stato, quindi sono stati visti, adesso vediamo, anche numerosi lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria ed è stato distribuito sempre un libretto sanitario che conteneva anche il materiale per l'informazione e la formazione, che è stato tradotto nelle 5 lingue principali dei paesi di provenienza dei lavoratori stagionali, quindi italiano, rumeno, inglese, francese e serbo. Ecco, questo è il libretto che è stato consegnato, distribuito a tutti i lavoratori interessati. Il libretto è costituito appunto da due parti, una parte che riguarda la sorveglianza sanitaria e l'altra parte che riguarda l'informazione e la formazione. È chiaro che queste informazioni riguardavano lavorazioni semplici, manuali, di raccolta e quindi si è puntato anche sui disegni e sulle immagini che vedete per essere più comprensibili ai lavoratori. Ecco, quindi dal 2013 sono state effettuate circa 8.500 visite. Vi ricordo che fino all'anno scorso la periodicità delle visite, l'obbligo delle visite era biannuale, adesso è diventata invece annuale e quindi una media di 1.500 visite all'anno. E questo è stato il lavoro che è stato fatto insieme con l'ente bilaterale e che poi con lo scoppio della pandemia da Covid si è integrato, si è amplificato con un'ulteriore attività. Si è costituito il Comitato Territoriale Covid in Agricoltura, cui fa parte anche l'ULSA 9, proprio per promuovere anche iniziative che contrastino la diffusione del virus nelle aziende agricole della provincia di Verona. Si vuole in questo modo, si è voluto fornire ai lavoratori quelle informazioni per facilitare il rispetto dei protocolli di sicurezza e questo comitato si è allargato anche non solo con la presenza delle associazioni, ma anche con la rappresentanza dei rappresentanti dei lavoratori territoriali. E questo è stato un arricchimento del precedente della precedente comitato. Ecco, cosa è stato previsto in questo nuovo accordo? L'AGRIB, l'ente bilaterale, coordina le aziende e i medici competenti e lo SPISAL, quindi si è creata una rete. La rete è stata fondamentale appunto per portare avanti questo progetto. Lo SPISAL ha addestrato i medici competenti nella fornitura e nell'applicazione dei test sierologici. Quindi abbiamo fornito i test ai medici competenti e anche li abbiamo addestrati all'esecuzione di questi test. Quindi i medici competenti nel momento in cui effettuano le visite somministrano anche i test sierologici e questo è stato, diciamo, il punto di forza. L'ULS, lo SPISAL, ha garantito simultaneamente all'esito del test sierologico il test molecolare tampone per confermare la positività del test sierologico. Fortunatamente abbiamo avuto pochissimi positivi confermati. È stato fatto il test in 66 aziende, ai lavoratori di 66 aziende, per un totale di 192 lavoratori e con il 7,8% di positivi
Poi per la conferma è stata solo inferiore all'1%. Ecco, quindi e l'altro aspetto che abbiamo organizzato, che si è organizzato come comitato e come ente bilaterale, è stato quella della diffusione in 13 lingue delle misure del protocollo anti-Covid del 24 aprile. Quindi tutti i lavoratori avevano a disposizione questo, diciamo, manuale informativo per garantire il rispetto delle misure di prevenzione. E sappiamo che in questo momento è assolutamente importante l'educazione delle persone per contrastare questo grave problema di salute. Ecco, io mi avvio alla conclusione, volevo solo sottolineare ancora una volta come questa esperienza, molto semplice, è però significativa e ha portato dei risultati e sta portando dei risultati tuttora di supporto alle aziende, di supporto ai lavoratori, perché si è creata proprio una rete di figure professionali che lavorano insieme. Grazie.